insieme con Piero Di Maria, Marco Gentile, Giuseppe Raimondo, Rita Troiani e Terry Tripoli. In studio con noi i Frere Sextet per proporci i brani d'eccezione del repertorio musicale jazz blues e i campioni italiani Agata Majorana e Salvatore Caliò della scuola di danza Planet Dance di Capo d'Orlando. Tell your children not to do what I have done. Spend your leaves in sin and misery. Agata e Salvo. Intanto nasce 15 anni fa, nel 2001. Prima eravamo avversari in gara, quindi insomma ci guardavamo con gli occhi diversi. Esatto, dopodiché è successo che i nostri insegnanti ci hanno fatti incontrare e da lì è partito, diciamo, il nostro progetto, la nostra squadra. Step into a church. Cosa ne pensi di questa musica? Io sono rimasta estasiata, praticamente di una sensualità, infatti inevitabilmente il corpo già partiva. Infatti vedo, c'è Salvo accanto a me, intanto parte. C'è un feeling già con loro, direttamente. E a noi piace molto rivisitare questi brani, noi facciamo moltissime cover, però non la cover classica copiata oppure, ecco, ma rivista proprio con il nostro aspetto jazzistico o blues, ecco, completamente rivisitata. Prendiamo un brano, ci piace, lo smembriamo, cambiamo anche accordi, ecco, ci divertiamo molto. Invece voi avete fatto questa gara dove avete vinto, che si è svolta dove? A Costa Nazionale, a Rimini, a Pala Congressi di Rimini. Quante coppie eravate? Le coppie eravamo in finale, siamo in 6 coppie, perché praticamente il nostro sport, diciamo, è un po' diverso rispetto agli altri, non c'è uno scontro diretto uno contro uno, ma ha delle fasi eliminatorie. E la fase finale si fa con 6 coppie finaliste. Al Dog Night Live, la posa dei campioni d'Italia. Adesso la stessa cosa lei fa con te. Il Doc Night Live anche questa sera, come ogni giovedì, continua dopo le 21 al Torrente Ristorante Pizzeria. Il Torrente Ristorante Pizzeria, specialisti nelle intolleranze alimentari, in via Torrente Forno, qui a Capo d'Orlando, al numero 54. It's been a hard day's night and I've been working like a dog. It's been a hard day's night, I should be sleeping like a log. But when I get on to you, find the things that you do will make me feel alright.
Dunque, avete vinto questo campionato e adesso che succede? E adesso, adesso si realizza un sogno, nel senso che ovviamente l'obiettivo di tutti i ballerini, di coloro che fanno danza sportiva, è quello di arrivare alla massima competizione. Andremo a questo campionato del mondo, ovviamente lì sappiamo che è difficile, però già esserci per noi è importante. Bene, allora Agata, invece tu dove speri che si faccia? Miami? Io opterei per Bora Bora. Il mio sogno. A seguire al suo di basso, prego. Come fai a ballare con lui? Parla sempre così tanto? Sì. Mamma mia! Quando ballate pure. Ma quando... Quando balliamo, lui praticamente dirige tutto. Proprio, e poi così, non si può fiatare. Infatti fino ad oggi proprio lui è... È l'uomo che ha questo compito. Purtroppo. Infatti noi diciamo sempre, anche ai nostri allievi, che è l'unico modo per gli uomini di poter comandare il ballo. Poi per il resto l'unico momento si possono arrangiare. La cosa più simpatica, lo sai qual è? Che abbiamo un sacco di cavalieri a scuola. Stiamo lavorando per incidere un nuovo album. Dove si può comprare poi eventualmente? Come vi possono seguire? Che ormai con i social network... Vabbè, sì, sicuramente tramite i social è il punto. La nostra pagina Facebook. Voi siete campioni in che cosa, Maria Sole? Così? Musica dissacrante. Musica dissacrante. Mi spieghi questo concetto che hai del jazz? Il jazz, pare che venga da Jasmine. Comunque io amo l'improvvisazione, ma in realtà, avendo frequentato tanti jazzisti, mi è piaciuto il loro modo di suonare, grandi jazzisti, però non amo gli standard del jazz. Quanto costano gli abiti che tu porti quando fai questa esibizione a livello nazionale, internazionale? Parlo con Agata, ovviamente. Questa è la nota più dolente del nostro sport, tantissimo. A volte tantissimo, pure, faccio un esempio. Si aggirano sui 2.000-3.000 euro. Sono molto ricchi, anche perché è uno sport che anche l'occhio vuole la sua parte, certo, e qui infatti rende, devo dire, è questo, abbastanza. Cioè. E tu, Salvo, dove li compri i tuoi abiti? No, come lei abbiamo appunto un stessa, sì, che si occupa sia degli abiti femminili che della franca. Sono scintillanti, paillette, lustrini. Nel latino sì, ma nello standard è l'abito per eccellenza, diciamo, l'abito più elegante, che è frac. E come mai non siete venuti vestiti in quel modo? Immagina girare per Cavotorlando in Non si può? Ci resterebbero per pazzi. Dici, no, io se tu cammina con... metti l'adesivo, sono il campione italiano, non ci rompete, io devo camminare vestito così tutto il giorno. E basta. Ringraziamo innanzitutto l'avvocato Anna Petrisi, detta Mirella. Che ci ha dato questa possibilità di conoscerle e quindi di essere qui questa sera. Grazie. Noi dobbiamo ringraziare veramente tutti gli insegnanti siciliani, il presidente, possiamo dire, Giovanni Costantino, che ci segue, ci supporta, insomma è un grande, e abbiamo bisogno di questi personaggi che supportano questo sport, che comunque è difficile, visto che non è il calcio, che non è il calcio, e non siete milionari.
degna conclusione del Doc Night Live. Questa...